Voi, quindi dovete venire più avanti, venite qui, circondate gli Acustica, allarga un po', eccolo qua, fai vedere questi Acustica, guardali, no, perché c'è anche una storia che fa sì che, allora io vi faccio vedere il sito, no, il mio sito in questo caso, il mio MySpace. Io sono stato a Isernia, la canzone italiana d'autore, gli Acustica sono di Bari, però avete partecipato alla canzone italiana d'autore, giusto? Sì, ci siamo visti a Isernia. E c'erano dei ragazzi che avevano, adesso qui vediamo un po' se è questo, ecco qua, c'erano dei ragazzi che avevano questo, fai un'inquadratura lì, mentre io presentavo in questa piazza Isernia proprio piena di persone, c'erano questi qui che avevano questo cartello, i vostri fan vogliamo gli Acustica Roxy Bar, e io ho detto va bene, vi prometto che venite, cioè io credevo, cioè io le mantengo le promesse, però cioè, siccome Roxy Bar apre, no io le mantengo. Si è visto. Dove siete voi? Dove siamo, in che senso? Adesso Roxy Bar. E allora però c'è stata una, dove sei Manna? Eccola lì, che lei mi ha veramente detto, ma ti ricordi la promessa? Vai a vedere, vedi, c'è qui, se adesso inquadri, c'è già, noi siamo pronti, vedi che poi se vado su un attimo, aspetta che col sito provo ad andare su un attimo, vedi le facce mie con gli Acustica e poi dopo loro, tutta Manna, tutta bella, che mi mandai i messaggi, le foto, perché poi alla fine si sono iscritti e quindi, insomma... Devo dire che siete riusciti a creare un seguito di amici che vi aiutano molto. Sì, e nel tempo, grazie, penso, grazie alle canzoni, grazie a quello che abbiamo creato inizialmente noi Acustica come gruppo e poi grazie a tutti gli altri che ci seguono ovunque. Sto guardando, chiaramente c'è scritto Acustica, giusto lì? Alzatevi tutte in piedi, vediamo un po'. Bisogna ordinarli un po'. Ordinatevi un po' perché ci sono, cioè poi c'è, ma scusa, ma la K è alla rovescio, la K? Sì, è alla rovescio, Il creatore, l'ideatore è lui. Acustica, 20 aprile, quella è del 20 aprile quella lì però. Ah, le avete fatte 100, no, 107 e Roxy, no, e Rowi, ah Rowi, ho letto Roxy. Ah, c'è proprio, ma è un'organizzazione marketing incredibile, i cappellini Acustica, eh? Praticamente illegale, è lui, il colpevole è lui. Cioè, tu con quella coppoletta lì sembri quello più, in realtà sei quello più... Cioè, anche il berretto, hai visto? Tutta produzione sua. Poi naturalmente sta filmando, hai capito, chiaramente. A Roxy Bar non ci poteva filmare, ma noi non ce ne frega niente, la siamo filmati. Ma non mai, hai capito? Cioè, io poi la cosa che non capisco è che vi diamo il DVD con le riprese di 64 telecamere digitali, ma tu filmi con quella cazzetta di telecamerina, hai capito? Non ci basta mai. Sì, ma guarda che è andata a casa col DVD, cioè non è che è andata a casa, nel frattempo che arriva il DVD io faccio le riprese, hai capito? Che belli che siete, fossero tutti così i gruppi con questo entusiasmo, credi che si salverebbe la musica? La musica sì che si salverebbe, certo, soprattutto in questo momento in cui la musica, anzi la mediocrità, sta prendendo il posto del bello su tutti i fronti. Vero, è vero. E allora come facciamo? Tu guarda, vabbè, sto zitto. E allora come facciamo? Di mio cerco di fare bello. Il bello. E il bello si vede, eccoli. Sai, uno... ci sono pure quelli. Ah, c'è anche la curva sud qui. Accipicchia ragazzi, ma nel campionato di calcio avevano dato avevano proibito i trasferimenti, invece voi ci siete, eh? Tutti i trasferimenti, ma siete venuti in pullman, cavolo. Sì. Come sì? Cioè, no aspetta, no, questa me la devo fare perché, cioè spiegami un attimo, chi ha organizzato? Sì. Cosa avete fatto? Come avete fatto? Allora, vabbè, il tempo è stato pochissimo, per cui abbiamo cercato con qualche conoscenza qualcosa, abbiamo preso due furgoncini da nuovo e siamo partiti. Il primo hotel disponibile, ci siamo infilati. Cioè, e quanto tempo ci avete messo?
4 giorni, 5 giorni. Come 4 giorni? No, arrivare. No, 8 ore. 8 ore, avete fatto pause? Lunghissime soste, sì. Non era comodissimo. No. Vabbè. Sì, cioè, sto diventando scemo, guarda. Mi sta venendo mal di testa. Cioè, solo voi potete smuovere tutto sto casino qui. Ma io me ne ero già accorto ai Terni, che voi... Le acustiche vengono da Bari, hanno un entusiasmo incredibile, e se tutti facessero così, cioè tutti riescono a creare attorno a sé un seguito così, di sicuro, guarda, non ci sarebbe più bisogno della televisione per emergere o di altre cose. Convengo con quello che dici. In bocca al lupo, ragazzi, mi raccomando, continuate così, sempre. Sì, sai, non c'è tre senza quattro. Ci vediamo a dicembre dove? Al motor show. Ah, volete venire anche al motor show? Cioè, guarda, pazzesco. Arianna, dov'è Arianna? Vieni qua, Arianna, guarda, scusa, fermati. Arianna, vieni, vieni pure. Allora, siccome io ho già dato con voi, vieni, scusa Arianna, vieni qui un attimo. Allora, io adesso vi presento la responsabile per Volkswagen del motor show. D'ora in poi è a lei che dovete rompere le scatole, capito? Come dire di no? Certo! Va bene. Gli acustici al motor show. Va bene. Ok. Ciao.